Resta in carcere il 37enne di Cortona, finito in manette lo scorso 30 maggio con l'accusa di aver violentato la moglie, sorpresa in auto con un amico. La difesa dell'uomo aveva presentato istanza di scarcerazione, richiesta respinta dal GIP del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo. Il giudice sostiene che ancora sono vivi gli elementi di pericolosità e i gravi indizi di colpevolezza. A nostro avviso invece non sono vivi, perché appunto le versioni sono diametralmente opposte a quelle della parte offesa e dell'indagato, e in particolare c'è il problema dei figli. Loro hanno due figli in tenera età, mi sembra 6 e 4 anni, che ovviamente la madre non porta in carcere, quindi c'è un danno ulteriore, il fatto che i figli non possono vedere il padre e viceversa, il padre non può vedere i figli. Il tribunale intanto ha disposto il sequestro a scopo precauzionale delle 93 armi da fuoco regolarmente detenute trovate nell'abitazione del 37enne. La procura inoltre ha disposto una perizia balistica su una penna pistola che l'uomo avrebbe avuto con sé. Era l'unica arma non recensita, quindi l'unica arma non registrata, oltre alle 93. E noi sosteniamo che non ha del figlio. Cosa dovrà stabilire la perizia? Dovrà stabilire il funzionamento dell'arma e se questa arma è capace di uccidere.